Oggi abbiamo voluto nel nostro istituto ancora una volta affrontare questa tematica perché crediamo che sensibilizzare i giovani su un problema del genere, che di fatto è divenuto, diciamo, una costante della cronaca e quindi diventa quasi un fenomeno di costume, ci impone di affrontarlo. È un tema che stiamo affrontando questa mattina anche con altri due istituti della città, che sono l'Istituto Politi e il Liceo Classico di Agrigento, i cui ragazzi, assieme ai nostri, hanno proprio riflettuto sulla tematica attraverso un questionario che è stato loro posto proprio per partire dal concetto di violenza e capire che fenomeni come questo, che diventano un fatto di cronaca, in realtà poi rappresentano un fenomeno culturale che va affrontato soltanto attraverso la conoscenza, quindi parlarne per far conoscere ai giovani il fenomeno e metterli nelle condizioni di poterlo affrontare. Oggi abbiamo la presidente dell'Associazione Matrimonialisti Italiani, che viene a discutere appunto delle problematiche relativamente ai rapporti di coppia in cui si vivono queste, si vive, diciamo, questo problema della violenza in genere. Una mediatrice culturale, una sociologa che sta affrontando il problema appunto dal punto di vista sociologico. Naturalmente abbiamo la presidente e le socie di Jackdon che hanno promosso l'iniziativa presso il nostro istituto e appunto le nostre classi e le classi delle altre due scuole. E allora, l'associazione Jackdonna, perché questo convegno è stato promosso dall'associazione Jackdonna, che è un'associazione, un onlus, che si occupa del sociale praticamente, e ha riflettuto tanto su questo problema, cioè su queste donne che anno dopo anno vengono uccise per il 70% fra le mura domestiche, cioè vengono uccise da chi meno se l'aspettano. E quindi abbiamo pensato che bisognava necessariamente parlare con i ragazzi, perché purtroppo se non interveniamo subito, se non creiamo nei ragazzi la cultura della parità, praticamente quando saranno grandi non faranno altro che esercitare potere nei confronti dell'altro. Quindi i ragazzi devono capire che praticamente uomini e donne sono uguali e che l'amore non è possesso, l'amore è rispetto reciproco, è simbiosi, è crescere assieme, è costruire una vita assieme. L'amore è questo, non può essere. Infatti il nostro titolo, quando dice quando l'amore uccide, non è che significa che l'amore uccida, l'amore dà vita, non può mai uccidere, ma l'amore è messo tra virgolette, perché in questo caso si ha una visione distorta del concetto dell'amore, cioè si ha il concetto del possesso e si uccide per questo. Soggetti, non soggetti, oggetti, oggetti, soggetti. C'è una bella differenza, perché se una persona è rispettata nella sua totalità comprenderà bene di fronte a